Come sta andando? Cerchiamo di lasciare la parola di Carlo che ci dà altre indicazioni. Avete visto, abbiamo dato un taglio molto pratico con Marco, soprattutto adesso con Riccardo e poi Paolo. Tips, ho letto, no? I trucchi da che dobbiamo usare. Quindi il taglio e la scelta di avere loro come partner. Noi non siamo stipendiati da Titan, se bene, non è da Social Più. La scelta di sposare la causa è perché abbiamo notato che leggendo il libro di Marco prima e poi utilizzando gli strumenti che ci hanno messo a disposizione, riusciamo a migliorare le nostre performance della struttura. Leggendo quelli, credetemi, anch'io ancora non sono, parlavo adesso con Sandro che c'eravamo a volte nell'argomento, alcune pratiche ancora non le facciamo, cosa Antonio è uno di quelli che utilizza di più questi strumenti. Però avere le indicazioni di come le buone pratiche, come si fanno, è importante per capire un attimino e loro sono a disposizione, ma anche noi come le slide ve le gireremo tutte, quindi se fate le foto bene, ma se no comunque vi faremo avere le slide, perché ci sono delle indicazioni importanti e su dei temi che dobbiamo cominciare ad affrontare come fossero, lo dicevo prima, le zone, l'asciugamano, la pulizia della camera, ma senza questi sistemi la produttività comunque rimane minore del mercato sprecare. Lascio la parola a Riccardo che adesso ci spiegherà qualcosina in più ancora su Google Ads, ok? Buongiorno a tutti, grazie intanto di essere qui, un ringraziamento particolare di cuore ovviamente va al consorzio che appunto siamo al secondo appuntamento e andremo a fare un approfondimento su dei temi che ha già trattato Marco in riferimento a quelli che sono le due big tech più importanti al mondo, che ovviamente conoscete, che parliamo del mondo Google e del mondo Meta. Più nello specifico andremo a vedere come sarà possibile mettere in leva queste due piattaforme che nativamente nascono con due scopi completamente diversi e poi faremo un approfondimento. Prima di tutto mi presento anch'io, sono Riccardo Viroli, sono direttore commerciale e socio stimato del gruppo Titanca, presiedo la parte di Social Più in maniera più diretta, nel senso che seguo la parte sono presidente di Social Più e sono ideatore e cofondatore del network campingvillage.travel, che alcuni di voi in sala prima parlavamo appunto, si conoscono già, che è un network di promozione del turismo open air. Nonché abbiamo realizzato ad oggi l'unico percorso formativo per il mondo dei camping village, che è campingvillage.marketing. Ok, partiamo un po' con un concetto importante, l'importanza del vostro sito internet. Marco è stato ben specifico alla fine a raccontare che tutte le attività di marketing con cui di solito si prende fiducia, perché c'è un ritorno economico e c'è un ritorno diretto appunto di quella che è la vostra vendita, deve partire dal vostro sito internet. Se non avete un sito internet che comunica in maniera efficace quello che siete, quello che volete raccontare della vostra storia, della vostra struttura, è molto complicato. Il focus non è solo il riferimento al sito internet, ma è quello che abbiamo visto prima, a quelle che sono le call to action, che possono essere il vostro sistema di booking, che spesso ad oggi viene utilizzato in termini di calcolo, quindi di scremare una parte di potenziale clientela, quello che può essere il numero di telefono, fino a quello che è la parte di richiesta preventiva, quindi tutte quelle che sono quelle call to action che abbiamo visto anche prima, che danno la possibilità all'utente, da una bella vetrina, di entrare dentro il negozio, quindi di creare una conversione. Questo, per arrivare a questo percorso, per arrivare a questa conversione, che poi la richiesta di informazione si tramuta in prenotazione, dobbiamo portare traffico a questa vetrina, a questo vostro sito internet, perché il traffico sono i vostri clienti. Su questo ne siamo consapevoli, quindi più gente del vostro sito, più persone si interessano al vostro sito, più persone convertono e più avrete prenotazioni. Questo è un calcolo matematico basico che però si tende sempre a incentivarlo. Perché? Perché realmente il processo d'acquisto, quello che tutti noi facciamo quando siamo turisti, perché io dico sempre prima siamo turisti, poi lavoriamo in questo settore, ha una serie di step, quindi dal riconoscimento del bisogno, che oggi viene fatto all'interno di piattaforme di ricerca come il mondo di Google, o piattaforme propositive come quelle di Facebook e Instagram, o di ricerca in forma diversa che è il mondo di YouTube, sì.
alla ricerca di informazioni, e queste le informazioni sono parametrizzate in base alla prima ricerca che hanno fatto. Quindi tracciamo gli utenti, oggi le machine learning di queste piattaforme restituiscono attraverso l'advertising le informazioni più inerenti alle ricerche e ai tempi di permanenza sui siti che hanno fatto. Quindi tutto quello che vedete postumo alla vostra ricerca non è casuale, c'è una machine learning che elabora una serie di dati, cerca di restituirvi la cosa più vicina e più inerente a voi, fino alla valutazione delle alternative, perché come ci siamo detti prima, il turista non sceglie solo voi, ovvero il cliente fidelizzato che avete da 20 anni probabilmente vi contatta in forma diretta e non scrute in giro altre informazioni, salvo che negli anni, insomma, con l'incremento di tariffa magari si guarda in giro anche lui, ma realmente fa una serie di valutazioni, lo fa sia da piattaforme propositive come il mondo social, sia da piattaforme passive. Poi hanno una decisione d'acquisto che spesso è ridotta da questo piccolo simbolino che vedete nella parte bassa, dove realmente rappresenta il pixel di Facebook, ovvero un codice da inserire all'interno del vostro sito, in cui si riesce a tracciare completamente tutta la navigazione che viene all'interno del vostro sito, quindi non solo da piattaforme social, ma anche uno che vede un cartello di ricerca, ma niente, e incide nel processo d'acquisto, perché realmente quando noi andiamo a chiudere un acquisto, appunto un soggiorno di una vacanza, ci sono tutta una serie di informazioni dirette che ci arrivano quando abbiamo le difese basse, quindi quando navighiamo all'interno di social per intrattenersi, per investire tempo o per cercare qualcosa, queste comunicazioni ci arrivano e ci aiutano ad arrivare a un processo d'acquisto. Ma oggi il mondo non è finito, perché dobbiamo tenere traccia del comportamento post acquisto, perché realmente ci viene utile per il prossimo turista che deve venire. E oggi non è più solo dettato dal mondo delle recensioni, qui ovviamente ho inserito le più importanti come TripAdvisor, Google o la parte di Facebook, ma anche all'interno appunto di altri canali, perché all'interno delle piattaforme come Facebook, come Instagram e anche in dei casi YouTube, le persone raccontano la propria vacanza. Quindi non è più solo il sito di recensioni dove TripAdvisor, immagino che anche per voi è stato preso in giro tante volte, no? In termini di funzionamento, di malfunzionamento, in termini di proprio di ritorno, ma nel contesto specifico sono le persone che fanno passaparola, sono le persone che questi strumenti che abbiamo tutti in tasca, che utilizziamo quotidianamente in maniera massiva, facciamo foto, facciamo video, raccontiamo, c'è una divulgazione della vostra struttura, e questo è molto molto importante da tenere in considerazione, perché solo se andiamo indietro di 5 anni questa cosa non c'era, la gente faceva fatica a mettersi in mostra. Oggi si parla di creator digitali, no? Tanti di voi, tante vostre strutture o tante situazioni turistiche sono scoperte da persone che si sono inventati questo di mestiere. Non so se faccio un piccolo inciso, oggi non ho una slide, ma tutti sarete ripetuti, diciamo, nella rete dell'Albania. L'Albania è un anno che spinge in maniera massiva raccontandosi che ha le Maldive dell'Europa, quindi proprio promozione a livello nazionale in maniera massiva, e ha fatto una serie di accordi con tanti piccoli blogger, social blogger e via dicendo, portandoli là, regalandogli il soggiorno poco più, no? In base a quanti follower hai, se hai pagato, e in base a quello ha fatto una serie di accordi in forma massiva. Ha avuto un ritorno negativo quest'anno a differenza del 2022, ma perché? Perché realmente è vero che il mare è bellissimo, è vero che le strutture ci sono, è vero che su 10 imprenditori 6-8 sono tedeschi, quindi il mestiere, diciamo, sono andate giù persone strutturate, ma manca la parte dei servizi. Quindi su questo ha iniziato ad avere una divulgazione non positiva nel 2023, quindi attenzione che è un boomerang molto molto importante da tenere in considerazione. Per arrivare alle conversioni abbiamo appunto diversi canali, Marco prima ce l'ha raccontato, su Mr. Treno li raccogliamo in maniera esplicita e sono 7 i canali per portare il traffico al nostro sito. In forma diretta, quindi gente che cerca il vostro brand, vi riconosce, che vi segue, in forma di SEO, il posizionamento organico, ancora molto importante, ovvero il motivo per cui le pagine del vostro sito emergono all'interno di Google, della search di Google. La parte di
l'area di email marketing, delle newsletter. Abbiamo visto prima l'importanza economica di quello che è oggi un marketing che potete fare in forma diretta senza costi di advertising, cioè il costo l'abbiamo in acquisizione del contatto, ma poi realmente è un tesoretto che vi potete portare avanti nel tempo. È vero che nel 2018 il mondo della privacy ha ristretto tutta una serie di fattori, ma è anche vero che una volta che uno è posto dal punto di vista normativo può sicuramente cavalcare, diciamo, questo aspetto. Il mondo ovviamente delle campagne, il mondo Google Ads e di Meta Ads, su cui adesso appunto faremo un focus, vi farò vedere qualcosa di interessante, la parte di lettera che possono essere i portali territoriali, e ne parlavamo proprio di Sergio Luigi, in riferimento al fatto di avere più strutture correlate in un contesto come il vostro del consorzio, può far forza anche a livello di promozione turistica. Abbiamo diversi casi che sono partiti proprio con questa metodologia e oggi hanno un ritorno economico importante, togliendo intermediazioni e avendo una volontà di incrementare i propri budget, appunto vedendo la parte di ritorno. E la parte oltre, ovvero la parte non tracciata pienamente, che può essere indotta da più canali. Sulla destra trovate proprio i canali di acquisizione che abbiamo all'interno del nostro Mister Treno, con cui riusciamo appunto poi a direzionare la parte di campagne e di promozione. Facciamo un piccolo inciso però, perché a mio modo di vedere prima abbiamo toccato un aspetto importante, abbiamo visto un sacco di numeri, abbiamo visto investimenti e abbiamo visto ritorni, però li abbiamo visti fatti e finiti. Quindi io tocco un punto che per me è abbastanza delicato, che è il marketing. Perché per voi oggi che siete seduti in questa sede, il marketing è un investimento. Prima abbiamo visto che funziona, abbiamo visto un ritorno, ma che cos'è il marketing? Il marketing è vendita. Non parliamo di enfatizzare la struttura, parliamo di vendere un soggiorno in più, parliamo di vendere una camera in più, parliamo di portare la struttura a un'occupazione, un'area di camera più alta, ok? Perché il marketing non è altro che il complesso delle tecniche intese a porre merci e servizi a disposizione del consumatore. Quindi raccontiamo quello che voi vendete e per farlo dobbiamo investire una parte di advertising. Quindi un concetto forse banale, ma siccome c'è questa grandissima confusione, soprattutto in Italia, no? Del responsabile marketing, del responsabile commerciale, mentre se andiamo nel mondo americano il responsabile marketing è il direttore commerciale, è la stessa identica persona, dobbiamo capire che noi facciamo queste cose al fine di una vendita, ok? Per cui, certi canali di marketing di cui menzionavo prima, realmente, sicuramente, i due canali più in crescita negli ultimi anni sono il mondo Google Ads e Meta Ads, questo l'abbiamo visto prima e lo ribadiamo. Perché? Facciamo un piccolo recap di questa cosa. Il primo è il riferimento più funzionali e perché. Il primo è abbastanza semplice, no? Fonte sole 24 ore, proviamo a pensare quando facciamo una ricerca dove la fate. Dove la fate? C'è qualcuno che ha un libro? Ok, c'è qualcuno che c'è qualcosa in televisione? Aspetta, TG? No? Noi la ricerca la facciamo su Google. 5,7 milioni di ricerche al minuto su Google. Ok? Veramente base mondo, però stiamo parlando di volumi impressionanti. E il tema vero è che queste ricerche che noi facciamo affinano la ricerca. Ok? Perché questi milioni di ricerche vengono utilizzate dagli algoritmi di Google per aggiornare e migliorare la ricerca, l'esperienza dell'utente. Quindi gli stiamo dando continuamente informazioni. E fidatevi che il modo di cercare è cambiato radicalmente, ma è normale che sia uno dei primi due canali che funzioni, perché cerchiamo lì, ok? Altro aspetto, perché l'aspetto meta? Perché di media a livello mondiale passiamo giornalmente 2 ore e 28 minuti e 53 secondi sui social, ok? Social intendiamo tutto, lo fatto incluso, ma io quando l'ho vista, che ci lavoro dentro questo settore, e ho visto la crescita negli ultimi 2 anni, sono rimasto male io.
no? Che noi ci lavoriamo dentro, quindi è ovvio che siamo collegati, però vuol dire che è una fetta importante della quotidianità, importantissima. Questo però ci fa anche capire che se su scala mondiale è 2 ore e mezzo circa, e vi dico a livello europeo stiamo parlando di 2 ore e 21 minuti, quindi la discrepanza, se qualcuno avesse il pensiero che il mercato latinoamericano c'è più tempo all'interno dei social, non è così, nel senso che siamo a questi livelli, vuol dire che i social li usiamo oggi per cercare, per scoprire e non più solo per intrattenersi, o vuol dire che li usiamo in maniera massiva. Per cui queste due big tech più importanti oggi al mondo abbiamo alcuni punti fermi da vedere per metterli in leva. Primo step, ce lo siamo detti, entrambe le piattaforme vogliono budget, stiamo parlando di piattaforme pubblicitarie, per cui vogliono soldi, quindi per cui sono disposti a sponsorizzarti, ma vogliono budget. Questo se ci pensiamo un po' all'attività di tutto il marketing, tutta la comunicazione, no? Se facciamo un cartello per strada, piuttosto che facciamo un volantino, comunque facciamo un investimento. Qui il bello nel mondo digitale è che lo possiamo misurare e avere un ritorno esatto dell'investimento. Altro aspetto, Marco prima ha fatto un veloce passaggio, sono due piattaforme che lavorano ad asta, ovvero in base a quanti advertiser, quante persone, quante strutture in quel momento sono disposte a investire su quelle chiavi di ricerca, il costo click aumenta. In forma un po' diversa, nel mondo di Google si fa click, quindi come dicevamo, se mettiamo 5 euro di investimento giornaliero e non abbiamo una sorta di click per arrivare a quel budget giornaliero, la piattaforma tiene budget. Su questi social sono un po' più cattivi, nel senso che non è solo a click, ma a diffusione, quindi in base a quante persone in quel momento stanno utilizzando i social, io riesco a diffondere il vostro messaggio, comunque vado a colpire gente target, per quello vedremo per tipologie di campagne, ma comunque faccio arrivare il messaggio, per me è investito, io ho fatto il mio lavoro, questo è quello che dice me. Questo però non dimentichiamocelo, perché questo concetto qui, a click e a diffusione, realmente andremo a vedere che ha una parte importante per mettere in leva le piattaforme. Altro punto fermo, sono piattaforme nativamente diverse. Google nasce nel 1998 per intercettare una ricerca consapevole, ok? Facebook nasce nel 2004 per mettere in connessione le persone e subito dopo per mettere in connessione le aziende con le persone. Quindi parliamo di una piattaforma passiva nativamente. Io vado lì, faccio una ricerca, quindi so già quello che voglio comprare, so già quello che voglio fare. Il mondo Meta è una piattaforma propositiva. Mentre io sono all'interno dei social e guardo cosa succede nel mondo ai miei amici, mi arriva una sponsorizzata che mi racconta qualcosa di mio interesse. Questo è un inciso importante, perché con Marco prima abbiamo visto appunto la quantità di preventivi generati dalle piattaforme social e rispetto a quelle di Google, ma non è che uno esclude l'altra, dobbiamo mettere in leva strategicamente due piattaforme. Altro aspetto, punto fermo, qui ci tengo in maniera dettagliata, sono piattaforme altamente tecniche. Questo è uno screenshot del pannello Google Ads. Nella nostra politica aziendale, quando abbiamo un pannello di Google Ads, lo facciamo e lo facciamo per voi, quindi domani che andate via dalla agenzia, ci auguriamo di no, lo sanno, però nel caso rimane vostro. Questo è importantissimo perché l'evoluzione della piattaforma di Google Ads tiene lo storico, tiene traccia, se siete dei buoni clienti avete gestito con loro, quindi migliora le performance dal punto di vista del risultato, ma sono piattaforme altamente tecniche, tant'è che oggi se dobbiamo vedere le tipologie di campagna del mondo Google Ads sono queste, e quelle che abbiamo visto anche prima con Marco: Discovery, Performance Max. Dal 2023 esistono delle performance max for travel, quindi qualcosa settorializzato per il nostro segmento, la difesa del brand, le geoloca, i servizi offerti, il remarketing e le targeting. Questo cosa significa? Significa che se una persona vuole sperimentare, per me va sempre bene, non c'è problema, ma se il complessivo del vostro base di investimento per la stagione
lo dovete fare in test, anche se fare budget, è chiaro che i risultati sono molto bassi. Vi racconto questo aneddoto velocemente perché mi è capitato circa 6 mesi fa, sono stato in una struttura e è venuto fuori il classico amico del figlio che aveva iniziato a fare bravo bravo. E io ho detto guarda, sono contento se bravo, ma i risultati quali sono? Ma iniziamo ad avere un po' di difficoltà e quant'altro, era una struttura di Pisa. Apro il pannello e la prima keyword che ho inserito negli annunci era Pisa. Quindi un annuncio ampissimo, tra no, quello dell'università che deve fare una ricerca sulla città, uno che cerca la città perché deve fare un tour, qualsiasi cosa. Quindi aveva bruciato 730 euro in una settimana su una chimera di questo tipo. Allora io ho detto, io siccome sono del settore e piuttosto preferisco che non investiti i soldi male, si spegna. Quella roba lì fa male, basta. Perché aver fatto 8.600 visualizzazioni in 700 euro, ma nessuno è interessato a un soggiorno, è bruciato, non ha nessun tipo di senso, ok? Quindi attenzione a chi vi serve questa cosa e mi raccomando che lo faccia con un pannello che rimanga di vostra proprietà, perché molte agenzie per comodità aprono un sotto-account dell'agenzia, perché riporta dietro una storicità e sono strumenti che, volenti o nolenti, se vogliamo combattere questa battaglia, saranno sempre più da tenere, diciamo, in proprietà apposta. Qui vediamo una schermata dello stesso discorso di Meta. Come diceva Marco, purtroppo, o per fortuna, non lo so, insomma, per avvicinare le persone a investire su Meta, Facebook in primis ti dà la possibilità, metti in evidenza il post, vi sarà capitato, no? Quindi inserire i 20 euro, 30 euro, 50 euro per una diffusione e farvi vedere numeri importanti. Realmente oggi, se si vuole fare campagne reali che funzionano sul mondo di Meta, bisogna utilizzare la Business Suite, che è uno strumento ufficiale di Meta che anche in questo contesto noi abbiamo per il cliente e riporta a una vostra proprietà, quindi un business manager dedicato. E anche qui, se si vuole fare in maniera professionale, vi assicuro che è altamente tecnico. Quindi per un'attività, la piattaforma cerca di avvicinarvi, bisogna vedere numeri importanti con metti in evidenza il post, ma non è il modo professionale per fare le campagne. Che metti in evidenza il post parla di campagne e interazioni, quindi se queste sono le campagne che ci sono all'interno di Meta, scusate, notorietà, traffico, interazioni, contatto, promozione dell'app e vendita, quella con cui fate metti in evidenza il post è la parte di interazioni, che è l'interscambio tra le persone, ma non fa una conversione, non mandiamo l'utente all'interno del vostro sito a fare una richiesta di informazione sul giorno. Ok? Quindi è solo un modo per avvicinare. Ok, non possiamo misurare il risultato diretto di ritorno e basta, come anche abbiamo visto una serie di screenshot di campagne in termini di ritorno, ma dobbiamo considerare l'importanza di entrambe le piattaforme in termini di ritorno. Poi vedremo una schermata in termini di intervento indiretto, soprattutto le attività social, quindi che non è da first click, viene chiamato dal primo click di connessione con l'intercettare una ricerca consapevole, ma fanno tutta una serie di azioni per convincere l'utente alla conversione. Per cui dobbiamo valutare il risultato delle piattaforme con un processo di acquisto completo. Qui simuliamo un processo di acquisto con una ricerca consapevole, quindi qualcuno che sa già che vuol venire in Cilento, sa già che vuol fare una parte di ricerca. E lo dividiamo in quelli che vengono chiamati tecnicamente touch point, in italiano mi piace più chiamarli micromomenti, che sono quelli che sono all'interno, se ci pensate, di ogni vostro processo d'acquisto. Cioè lasciamo stare se andate a fare la spesa che avete bisogno del pane e del latte, che è un'esigenza primaria, ma se comprate una vacanza, se comprate un'automobile, se comprate un acquisto, comunque un mobile, qualcosa di un valore economico più importante. E io lo ricordo sempre, voi avete in mano uno dei beni più preziosi che oggi ha una famiglia, una coppia al mondo, perché la vacanza, al di là del valore economico, è un momento di pausa fondamentale oggi di una persona ed è il momento
lo vedete, no? Dei nostri plan, le nostre vacanze sono sempre più corte, no? Sempre più spezzettate, ma realmente è quella cosa attesa una volta all'anno, due volte all'anno, più fortunato magari tre, che fa la differenza su cui si pianifica tutta una serie di attività. Questi micromomenti sono dettati da più fattori, no? Io sono sposato, ho due bambine e quando parlo della vacanza con mia moglie, premesso che io sono il cancellaio di scappero, che non lo vorrei dire, ma questa è la verità, vorrei far fare a lei, perché ci lavora in mezzo tutti i giorni, e i momenti di interazione per l'acquisto di una vacanza sono, ne parliamo una sera una volta, due sere dopo magari lei fa una ricerca, o dopo posso una ricerca in ufficio e quant'altro, e penso che sia una cosa comune. Poi magari una coppia si cerca, cioè, la moglie che cerca più dell'uomo o via dicendo, però in linea generale è quello che viene, viene un interscambio di informazioni. Quindi vediamo un esempio pratico. Partiamo dal mondo Google Ads, l'abbiamo detto, quindi io intercetto un soggetto perché fa una ricerca consapevole all'interno di Google Ads. Realmente supponiamo che all'interno di Meta, quindi una volta che io ho preso il mio cliente da Google, lo porto sul sito, lo traccio con il pixel tracciamento di cui abbiamo parlato prima, quindi lo tengo a tracciare, ho campagne attive su Meta, lo rincorro all'interno di Instagram, gli ricordo chi io ci sono e lo stimolo a fare un'iscrizione alla newsletter. Ok? Cosa succede? Dalla newsletter c'è un database, gli faccio una promo per giugno perché è la prima settimana, ancora chiusura le scuole, non sono, le scuole scusate, non sono ancora chiuse, lo stimolo per un weekend lungo. Mi arriva una richiesta di informazione. Ok? Quindi ho una persona che ha fatto una ricerca consapevole, che gli ho ricordato che ci siamo, che siamo belli, e l'ho stimolato a fare quantomeno un'iscrizione alla mia newsletter, gli mando una newsletter, stimola la richiesta di informazione, perché se io mi scrivo una newsletter sono interessato a quel segmento, se no non lo faccio. Arriva una proposta di Mr. Preno, quindi una proposta esplicativa per il soggiorno che io ho chiesto, e all'interno di Meta continuo a rincorrere questo utente perché è ancora all'interno dei miei pixel, quindi all'interno dei miei bacini di utenza di Meta gli faccio stimolare la domanda, per cui torno indietro, scusate un attimo, la connessione iniziale, l'attribuzione a quel soggiorno sarà di Google Ads, ok? Quindi chi ha acceso il fuoco è Google Ads. Realmente Meta ci mette del suo in termini di coinvolgimento e proseguimento di questa attività. La DEM, la newsletter, lo stimola con una proposta dedicata a quel periodo. La proposta commerciale ce l'ha in mano, scusate, la richiesta alla partente, la proposta commerciale ce l'ha in mano, fino ad arrivare alla parte di Meta Ads ancora di stimolo. Per poi arrivare alla recensione, nel senso che all'interno di Meta gli faccio il comunico all'interno del sito che abbiamo recensioni positive, quindi lo metto in condizione di darmi una riprova sociale di quello che è la mia struttura, fino all'operazione di record con Mr. Preno, che è una cosa che si può fare, quindi io posso prendere tutti gli utenti che mi hanno fatto la richiesta dal 1 al 15 di gennaio e ricordarmi che hanno un preventivo aperto, o tutti quelli che sono venuti nella prima settimana di giugno dell'anno scorso e ricordarvi che se vogliono prenotare al momento hanno ancora le condizioni migliori, per poi arrivare all'acquisto della vacanza. Okay? Abbiamo visto quanto i pilastri principali che ci raccontava prima Marco sono fondamentali e sono messi in leva. Questo lo possiamo intercettare da quello che appunto è stato all'inizio la ricerca consapevole, quindi andarci a tutelare all'interno della search di Google uno spazio, perché ricordiamoci va in asta e quindi siamo sempre in concorrenza col mondo delle OTAF o di tour operator che potete avere, ma che comunque ci tutela, perché un'altra cosa che sta facendo la machine learning è se siete continuativi nelle campagne e se il vostro pannello non crea bug, quindi è gestito in maniera corretta, vi premia sempre di più, nel senso che riconosce che l'utente potrebbe andare a raccontare, a vedere la vostra struttura all'interno del vostro sito, perché è molto più completa di una scheda di booking.com e quindi cerca di tutelare quello che ascolta. Poi l'abbiamo visto dalla parte di Meta, quindi abbiamo stimolato la domanda su un'altra piattaforma, quindi quando io ho le difese basse, se sto facendo altro,
mi stimola alla parte di conversione per arrivare appunto alla parte finale. Quello che si racconta questa simulazione, questo processo che abbiamo fatto, è che non è più un processo di conversione diretta, ma come vedete è uno stimolo continuo. Non è più entro in questo negozio e compro questo paio di jeans, non funziona più così. Oggi le informazioni che diamo all'interno di queste piattaforme sono talmente alte che siamo bombardati, circa la stima vista due settimane fa, siamo stimolati per oltre 50.000 marchi pubblicitari giornalmente, quindi la nostra mente per forza screma, no? Questo ovviamente parlo da scrittarci sul portatile fino al cartellone pubblicitario o quello che chiamiamo all'interno dei social. Quindi il nostro cervello screma, pulisce, cerca di non farsi attaccare, diciamo, da queste pubblicità, però con uno stimolo continuo è ovvio che ho un processo di conversione efficace. Possiamo vedere un altro esempio, quindi con un'attività propositiva, per cui partiamo dal mondo meta, creiamo una piccola storia, qualcosa di reale, qualcosa che vi rappresenti. Io dico sempre che le strutture non devono essere per forza grandi, enormi, iperstrutturate, voi dovete prendere la vostra essenza. Spesso la difficoltà nel raccontarne in social qual è che realmente non la sapete, perché la vivete quotidianamente. Voi l'evoluzione della vostra struttura, gli investimenti che fate, spesso vengono dettati da un'esigenza del cliente in casa o da quello che è il trend di mercato. Ma oggi la gente vuole cercare un'esperienza unica, questa è la verità. E non è che la vuole cercare per forza nel villaggio 5 stelle o nel resort, vuole cercare qualcosa di unico. E la differenza la fate voi, no? Perché più Luigi che parla col cliente gli dice vai a mangiare in quel ristorante oppure vai a vedere quella cosa particolare perché è del territorio, perché avete una serie di informazioni che sui social piuttosto che sui blog non ci sono, o magari se ci sono parzialmente non sono come viverli da voi. Quando il cliente vi chiede, quando lo stimolate, quando gli date una serie di informazioni, è lì che parte l'esperienza. Raccontare questi incisi, raccontare queste differenze che avete fa veramente tutta la differenza del caso, scusate il gioco di parole, però è quello che la gente cerca. La gente cerca un'esperienza, non cerca un posto in cui dormire, eh? Questo lo sappiamo tutti. Per cui, se questa essenza la riuscite a mettere all'interno dei social, gli facciamo una parte di sponsorizzazione, andiamo a stimolare l'utente in modo che all'interno di Google venga attraverso la machine learning comunque riproposta all'interno di Google, quindi lo andiamo ad intercettare per fare poi attività di remarketing su Meta e andare avanti, fino alla parte di richiesta di informazione, fino ad arrivare alla parte di proposta di Mr. Premo, un'operazione delle call, io la inserisco sempre perché stiamo ragionando sempre di dei periodi più difficili, a costo questa cosa non avviene, insomma, se avviene, diciamo che ci sono altre dinamiche da controllare, tipo le tariffe, a costo che ci sono altre problematiche, per arrivare poi alla parte di conversione, quindi di implementazione. Come vedete l'incipit iniziale può essere diverso ed oggi è molto molto complicato capire il turista di là da dove è partito, perché lo stimolo può venire da stasera che andiamo a cena, mi raccontate di un posto bello che avete visto in Sardegna, che io lo racconto con mia moglie adesso per cercare, fino a invece voglio venire a scena in vacanza e quindi faccio una ricerca consapevole perché l'ho letto in un libro 2 anni fa. Quindi non riusciamo a tracciare. Quello che riusciamo a tracciare sono gli utenti e le azioni che dobbiamo fare. Per cui, cosa si raccontano questi processi d'acquisto? I punti fermi sono, se vogliamo acquisire clienti, il mondo Google e il mondo Meta sono attualmente le due piattaforme da prestigiare per efficienza. Efficienza, l'abbiamo detto prima, se avete il parametro di booking.com, che Marco raccontava, del 18%, spesso se andiamo a vedere i contratti del 18% privato, quindi nel vostro contesto state pagando il 21, il 22, quello è un primo parametro di efficienza. Se la leva la teniamo al 3, al 4, al 5, al 6, sono tutti soldi che si rimangono in tasca a pari fatica, se cioè, il partner giusto, perché come abbiamo visto prima stiamo parlando di piattaforme tecniche, quindi io non è per tirare l'acqua al nostro mulino, ma vi sconsiglio di farle direttamente voi, perché è un impegno talmente ampio dove tecnicamente molto complesso. Altro punto fermo, non possiamo dare tutto in base ad una sola piattaforma, in quanto è correttamente rileva. Per
cui, anche se il ritorno diretto sarà tendenzialmente quello che è successo negli ultimi due anni, molto più efficace nel mondo Google rispetto a Meta, sappiamo che Meta fa un pezzo del lavoro importante, quindi di connessione, di ricordo, di stimolo, che va poi ovviamente misurato. Altro punto fermo, bisogna farlo in forma professionale, come dicevo prima, diversamente buttiamo via base e risorse, e questo per me è un modo di vedere un punto fermo, perché le piattaforme sono diventate sempre più complicate. Sono canali che obbligatoriamente vanno presidiati, quindi non parliamo più, con la premessa doverosa se avete il sito a posto, di le dobbiamo fare o non le dobbiamo fare, vanno fatte, sono obbligatori. Non, se volete fare vendita diretta, queste sono le due piattaforme da presidiare in maniera specifica. Il primo motivo è che nei social, se non ci sei, non esisti, questa è la verità, perché magari non è la vostra modalità quotidiana. Vi posso assicurare che l'esempio che ho fatto prima, Mario di Soffini, è calzante, ma è anche calzante per la divisione social. Abbiamo ragazzi di 25-26 anni, qualsiasi posto che cercano, non lo cercano più da Google, quindi scaliamo 10 anni più avanti e questo avviene. E nel caso di Google dobbiamo presidiare quantomeno il proprio brand e disintermediare, perché qualcuno magari di voi, anche immagino tanti, utilizzate giustamente il mondo di booking.com o di altre opere a fine di diffondere la vostra struttura, e va benissimo, io non dico assolutamente che vada eliminata, ma quantomeno dobbiamo dire al cliente finale che ci siamo anche noi in forma diretta, forse conviene prenotare in forma diretta. Adesso faccio una domanda brutta: c'è qualcuno qui che vende in parity? Cioè che vende la stessa tariffa su booking.com? Ok, questo bisognerebbe vedere, poi magari Paolo ci racconta qualcosa più nel dettaglio, però insomma anche queste sono le idee che si possono utilizzare, nel senso, se attraverso una brand mi riporta a casa un cliente, ti faccio vedere che hanno agevolazioni tra la prenotazione diretta, ovviamente strategicamente si porta un vantaggio. Vediamo un caso esempio di proposta di giugno, quindi sono andato a prendere un periodo più difficile tendenzialmente da vendere, no? Rispetto a luglio e agosto, e lo vediamo in caso pratico. Ovviamente gli incisi sono quelli che già abbiamo visto nella prima mattinata. Dobbiamo avere una pagina di atterraggio che racconta quella proposta commerciale in forma specifica. Attenzione quando fate le pagine delle proposte commerciali, perché io per forza non vi sto dicendo che dovete scontare, cioè l'offerta per noi è una proposta commerciale. Attenzione ad inserire tutte le informazioni ovviamente positive che per voi magari sono anche scontate. Faccio un esempio: il parcheggio, il wifi, cose che voi nel tempo avete inserito all'interno della struttura in termini di servizio, che ribadisco, magari se avete una struttura grande, un villaggio, un parcheggio sembra una banalità, non lo è, o quantomeno lì lo dobbiamo raccontare come un valore aggiunto. Cioè, prima volta che siete usciti con il vostro compagno o la vostra compagna, siete sempre voi, perché siete vestiti più eleganti possibile, dovete fare più bella figura possibile, ok? Quindi l'obiettivo è raccontarvi tutte le cose positive che avete. Punto 2, nell'esempio pratico andremo a vedere un contesto dove le campagne sia di Google che di Meta erano attive da gennaio 23. Quindi il cliente, attento, seguiamo da anni, per la quale anni siamo andati a presidiare e iniziare a spingere esatto a giugno da un periodo dall'inizio di prenotazione. L'obiettivo già da quest'anno, noi con i nostri clienti abbiamo consigliato di partire prima in maniera massiva, quindi chi aveva già le proposte commerciali fuori già sotto dicembre di iniziare la parte. Realizzate il mio newsletter con offerte dedicate e da gennaio abbiamo fatto 3 invii. Questo non significa che abbiamo fatto 3 invii dedicate alle offerte di giugno, vuol dire che all'interno delle newsletter, dove prima abbiamo visto gli esempi con Marco, ci sono dei box che raccontavano queste offerte di giugno, ok? Quindi non tantissimi, stiamo parlando di 3. Il canale newsletter marketing va presidiato dalle 1 alle 2 volte al mese, dipende dal periodo, da quello che avete da raccontare. Oggi la newsletter non va creata solo per contenuto commerciale, va creata anche per contenuto informativo, e quindi in base alla programmazione editoriale che si va a frammentare questa cosa. Nel contesto specifico avevamo 3 invii da gennaio che raccontavano di questo 3 di giugno. Nel mondo Google Ads abbiamo generato 308 soggiorni venduti per 231.000 euro, qui riporta il dato di quello che abbiamo venduto da giugno, ok? Fino alla scadenza di giugno. 231.000 euro per 308 soggiorni venduti.
Nel mondo di Meta, sui social ads, abbiamo venduto con un investimento di 3.136 euro in riferimento a giugno, 65 soggiorni per 75.616 euro. Quindi direi che è andata bene. Le due cose sono legate, non è che nel contesto di Google, se non ci fosse stata la parte Meta e viceversa, avrebbero generato gli stessi risultati. E questo lo vediamo da un altro contesto ancora più specifico. Perché qui vediamo la parte sempre di una schermata del lato statistico di Mr. Preno, dell'esempio dell'indiretto. Qui vedete i canali che abbiamo visto prima, quindi 7 canali di marketing diretto, organico, social, di marketing, referral, paid e order, e riporta quanto in forma indiretta hanno inciso sugli altri canali. Per cui se andiamo a prendere il contesto social e il contesto pay, di cui parliamo appunto nel mondo di Google Ads, vediamo che la parte di paid ha fatturato nel contesto specifico annuale 1.473.000 euro, quindi in questo momento stiamo parlando di una struttura di bilancio importante, ma ha inciso per in forma indiretta 51.000 euro, in forma organica 211.000 euro, nell'attività social 1.764, i miei altri 20.000 euro, cioè ha dato continuità e sviluppo da quel lato lì. Questo ovviamente arriverà anche nella parte social. Realmente in termini di email e referral no, nel senso che ovviamente all'interno dei social 9 su 10, se ci pensate, siamo all'interno di un'app, voi Facebook e Instagram lo guardate all'interno di un'app, non lo guardate da desktop, quindi tiene traccia dell'utente, perché io sono io, sia dal mio PC di casa che dal mio PC dell'ufficio che dal mio telefono, però in altri aspetti, come la parte diretta, la parte organica, ha un principio. Okay? Quindi mettere in leva le due big tech significa questo. Per cui mettiamo in leva, rincorre l'utente, stimolo l'utente dalle due strutture, dalle due piattaforme, e questo avviene all'interno di quella discussione di Mercury di Google. Abbiamo visto prima i due casi studio che partono da due concetti diversi, ma mettono in leva entrambe le piattaforme, fino a avere un concetto molto semplice. Per metterli in leva dobbiamo definire un budget di efficienza per periodo. Abbiamo detto all'inizio, il marketing si fa con un investimento. Capisco che per alcuni di voi dovete iniziare, comunque avete investito sempre budget contenuti, vi informo, vi dico che la machine learning, le piattaforme funzionano bene con budget più ampi. Quindi è chiaro che deve essere commisurato alla vostra struttura, non dobbiamo mai andare sotto efficienza, se no rientriamo nel discorso di prima, ovvero se dobbiamo investire più del 20%, meglio che lo faccia booking.com, noi facciamo i gestori della struttura, ma definire un budget sì, cioè non avere una pianificazione del proprio budget di investimento nell'anno oggi ovviamente è un errore estremo, perché andare solo a sentimento sull'efficienza delle campagne è un po' poco a mio modo di vedere. Sapere che quest'anno investirete tra marketing, agenzie e quant'altro 30.000 euro, invece è una pianificazione che dovete fare. Non spegnere le campagne, quindi l'ottimizzazione della piattaforma oggi passa da questo processo qui. Nel mondo, se andiamo dietro di un po' di anni, quindi parlavamo del 2019, gli avrei detto Meta, scusate, funziona così, quindi vuole continuità di comunicazione, perché il post, come dicevamo prima stamattina, la vostra reach, cioè il rapporto tra l'organico, passa dal 3-15% massimo in termini di comunicazione, quindi anche per far vedervi ai vostri fan avete bisogno di sponsorizzare, e premia continuità. Stessa cosa è cambiata, ripetisco, negli ultimi due anni anche per Google, vuole il rubinetto aperto e lo vuole 12 mesi all'anno, quindi bisogna entrare in questa ottica qui. Abbiamo casi, abbiamo fatto analisi di persone che facevano campagne 7-8 mesi, quindi nel mondo anche di Google, in termini di ottimizzazione rispetto a stesse strutture simili, la stessa location, le stesse considerazioni di recensione e quant'altro, che hanno investito 12 mesi, la piattaforma li premia molto di più. Quindi alla fine l'investimento era praticamente uguale, anzi qualcosina più basso nel contesto dei 12 mesi, ma i risultati erano molto superiori. Quindi no? È come nel vostro contesto un cliente che viene 5 volte all'anno rispetto a un cliente che viene una volta. Più facile che gli vada uno sconto, lo trattate un po' meno. Lavorate con i contatti acquisiti, perché è fondamentale, nel senso che come si è detto prima, mettetevi a posto sul discorso della privacy policy, vi do un piccolo tips che è una piccola, un passo ma utile, nel form di richiesta di informazione la spunta
del consenso alla privacy al marketing e la spunta invece per il trattamento dei dati, quindi dateli vicini in modo che una persona possa spuntare in entrambi in modo da lasciargli il proprio consenso. Sulla data retention, che è il trattamento di quanto potete trattenere il dato, nel nostro contesto abbiamo fatto più tavoli di questa sistemazione in più studi legali. Nel nostro contesto è stato consigliato 36 mesi, quindi stiamo parlando di 3 anni di data retention. Poi diciamo, sarà il vostro DPO magari 12 mesi piuttosto che 6, però siccome la legge non parla di periodi specifici ma parla di trattamento di dati in base al business che fate, nel nostro contesto è importante. Però questo ribadisco, che vengono a soggiornare da voi o no, li avete pagati, quindi vanno lavorati. Lavorati vuol dire mandate le newsletter, vuol dire caricarli all'interno del database delle piattaforme in meta per rincorrerli, ci sono una serie di strategie per farli lavorare. E fare attività tutto l'anno, come ci siamo detti prima, come ha detto Marco, è vero, magari le strutture sono aperte da aprile a maggio a settembre, ma realmente l'acquisizione cliente, la comunicazione va fatta tutto l'anno. Questo purtroppo rispetto a 10 anni indietro non lavori in più, diciamocelo, perché tanto questa è la verità, però è un lavoro che funziona, la modalità con cui vogliamo cavalcare, siccome oggi siamo qui in cemento di qualità. E la qualità sta anche nella comunicazione, sta nel raccontare un territorio fuori, ce l'ho fatto insieme, una cosa bellissima, è un punto che ribadisco che funziona, e questo parte da questo fare attività tutto l'anno, magari più o meno con densità in base a determinati periodi, immagino che ottobre insomma ci sia necessità di meno comunicazione e meno advertising, ma comunque anche un punto. Io vi ringrazio, non so se c'è qualche domanda. Ok. Se ci siamo detti che 3 sono i pilastri su cui dovete mettere in mente per vendere di più, sono il vostro sito, appunto, Mister Freno, e la parte di ospitali di Marketing Mix. Qui, nello specifico, la realizzazione del vostro sito creato e fatto da noi che facciamo appunto solo turismo fa la differenza, perché abbiamo una serie di stilemi, abbiamo una serie di informazioni, abbiamo una serie di dati per sapere quello che la vostra vetrina può convertire, quindi non solo essere bella e empatico, l'aspetto forte video ovviamente deve essere fornito da voi, ma anche proprio in termini di conversione. Qui abbiamo pensato di attivare per quest'anno il nostro pannello di back office turismo, dove include il sistema di invio newsletter, la parte di creazione di offerte commerciali, la parte di casella di posta, il dominio dell'hosting e 4 ore di assistenza in forma completamente gratuita. Quindi per il primo anno il nostro canone è di 740 euro, viene completamente omaggiato in accordo con un cilento di qualità. Qui nella parte di creazione sempre del sito, un'altra cosa, un'altra condizione che abbiamo messo a favore per il rischio di essere stati cilenti di qualità è che di pagarlo, di venire incontro verso la stagione, quindi di pagarlo in 7 mini rate da febbraio a agosto, quindi man mano che la vostra cassa aumenta perché prendete le prenotazioni, diciamo di andare verso una retribuzione. Questo diciamo è l'accordo che lo stimolo che facciamo per andare a lavorare in forma ottimale per la parte del sito. L'offerta è valida per i progetti però che firmiamo entro il 28 febbraio, quindi il nostro Giorgio Zavalli è qui con noi, il nostro consulente commerciale territoriale, che è disponibile ovviamente sia nel pomeriggio che nei prossimi giorni, oppure al telefono per le prossime volte a valutare i singoli progetti. Ricordatevi che è una proposta che si va a chiudere entro il 28 febbraio 2024. Potremmo fare anche il 29 giorni. Quest'anno è digestibile. Ok. Altro aspetto che vi ricordo, che è una cosa che abbiamo già stilato invece per Mister Freno, quindi il nostro CRM dedicato totalmente al turismo oggi più distribuito in Italia, dove le condizioni per cilenza di qualità sono 180 giorni di prova gratuita, ok?
okay? Quindi potete attivare la configurazione carico nostro e va per carta a voi, con, in base a quante alloggi avete, quante unità avete da vendere, il costo va in 600 euro, 900, 1200, 1500 il primo anno, dopo questi 180 giorni, quindi avete un periodo di test per provarlo e per capire se lo volete attivare, e lo sconto sarà effettuato solo per la prima annualità, insomma, specifichiamo per trasparenza, e questa è una cosa che abbiamo già in piedi da un po' di tempo. E poi andiamo all'ospitale di Martini, che adesso non voglio mai Paolo, vado velocissimo, chiedo scusa. Tocca qui tre punti, le tre spinte commerciali se avete il sito a posto, questo lo ribadisco perché per me è fondamentale, non mettiamo benzina in una macchina che non funziona, e questo ci tengo a precisare perché secondo me sono super professionalità, dove andremo a cercare la parte di offerte newsletter, di Google Ads e di Meta Ads. Quindi la proposta è strutturata in questa maniera, faremo la prima call con i tre professionisti che vi seguiranno a livello progettuale, quindi per offerte newsletter, un copy mail marketing specialist, nel modo di Google Ads, un Google Ads specialist, di Meta, un social media strategist, che sarà molto importante al fine di definire la strategia, quello che sono le vostre carenze in termini di vendita, quello che avete bisogno di spendere, perché lì noi non facciamo solo marketing per voi, noi investiamo i vostri soldi, okay? Quindi è molto molto importante che ci sia una condivisione progettuale. Questo sarà supportato da una serie di report, quindi ogni mese vi sarà erogato un report riassuntivo per le singole attività, il mondo newsletter, il mondo Google Ads, il mondo Meta, per cui tutto questo passerà attraverso un report specifico appunto per voi che vi sarà inviato attraverso mail, e il report comprenderà sia dati analitici, tipici sull'analisi tecnica, sia dati economici derivanti appunto dal Mr. Premio e Mr. Record, col tuo personale osservatorio su quello che sono le tue vendite. Questa cosa qui, perché abbiamo iniziato a farlo un anno fa, è fantastica, perché ho raccontato un anno con l'altro, è molto molto utile, ma già sapere dove investiamo i soldi e il ritorno che c'è è fondamentale. Nonché sarà redatto ovviamente un report finale. Poi, come è strutturata la parte dell'ospitale di marketing mix dal punto di vista di reportistica? I report saranno appunto, come dicevamo, dati economici che porteranno le singole campagne per efficienza. Stessa cosa anche nel contesto del mondo Meta, quindi saranno divisi ovviamente per canale, fino ad arrivare all'aspetto delle newsletter, quindi sia quelle realizzate con la parte del database e quello che è stato il flusso del ritorno dell'investimento delle newsletter. Chiedo scusa, sto andando un po' veloce, poi ovviamente potete approfondire con me, Marco, potete approfondire tutto quello che volete, ma è solo per darvi un inciso di quello che è il vostro pannello quotidiano in termini di risultati. L'ospitale di marketing mix include la creazione di tre offerte al mese, offerte ribadisco intendo proposte commerciali, l'invio di newsletter mensile pre-marketing escluso, nel senso che se abbiamo una parte database che non apre e glielo vogliamo rimandare, non viene contestato in questo invio, ovviamente la parte dei template grafici, e potete scegliere anche il discorso delle lingue, quindi se un mese avete poche cose da dire ma avete una parte database in tedesco e glielo volete mandare, potete scegliere anche questa opzione qui. La parte di Google Ads include la parte di Google Ads in italiano e una lingua scelta tra le tre lingue, tedesco, inglese e francese. La parte di Meta invece include la comunicazione settimanale all'interno delle due piattaforme, Facebook e Instagram, con un punto, un post a settimana, e ovviamente la gestione delle campagne pubblicitarie, quindi dal piano editoriale alla pubblicazione fino alla parte delle campagne editoriali. L'attività di ospitali di marketing mix, per avvicinare anche un po' la nostra metodologia, partiamo comunque con una proposta che può anche durare 7 mesi, quindi non per forza annuale, e ha ovviamente la parte della divisione dei valori per tipologia di attività, quindi la parte più esperta di Google e di Meta, riportando i canoni i conteggi complessivi sulla base di unità, ma tutto realmente viene splittato su canoni mensili, quindi anche qui mensilmente in base all'aggregato dell'attività viene erogata la parte di pagamento. Nel caso qualcuno volesse, mi auguro insomma, dopo quello che abbiamo predicato stamattina, partire con i 12 mesi, ovviamente sempre in riferimento alla questione di qualità, abbiamo pensato di arrivare a un valore di 1.680 euro che porta a un canone di 890 euro al mese, quindi andare a copertura tutti quelli che sono i canali di spinta commerciale, copertura newsletter,
mondo Google e mondo Meta, quindi quelli da presidiare che fanno veramente la differenza, con un cambio di poco meno di 900 euro al mese in modo da andare a coprire tutto l'anno. Mi dispiace, è stato molto celere, però insomma giustamente eravamo fuori tanto per Paolo e vi ringrazio per l'attenzione nuovamente e passo la parola. Come dicevamo, poi tutte le slide che verranno inviate, Riccardo, questi numeri noi spaventano un po', quando si supera da 1000 euro comincia a essere una cifra che mi spaventa. Abbiamo visto la leva però che quello fa la spaventa. Dobbiamo piano piano arrivare a quello, credo che non sia un passaggio che bisogna fare lentamente, grazie alla consulenza, poi c'è Giorgio che mi mette a disposizione. Ovvio, quando uno legge 10.000 gli viene un buon colore, ma leggendo poi i dati e capendoli, magari capendo le cose, si ha la valutazione anche più grande, no? Perché adesso mi toccavano da dietro. Secondo me il primo ragionamento che dovete fare, almeno quello che noi riportiamo, è prettamente sui numeri, vero? Magari 10.000 possono spaventare, 90 al mese, oggi è capire quanti soldi lasciate in commissioni e quanto avete di invenduto. Questi sono i primi due calcoli numerici che dovete fare, nel senso che l'invenduto sappiamo che al di là del marketing c'è un problema di ricettività, quindi ci auguriamo di andare a capire se è praticamente impossibile, la parte di delle commissioni sono certe. Okay. Il Covid ci ha dato un'ottima opportunità in modo di vedere soprattutto con diciamo, l'impatto che ha fatto, ma un'ottima opportunità dal punto di vista di voler contattare direttamente le strutture, quindi il percorso Genius su www.com, la parte dei circuiti di Expedia, la parte di scontare all'interno di queste piattaforme, comunque avvicinato il turista alle singole strutture, e questo è un'opportunità da cogliere perché non è detto che duri prossimi 10 anni. Per cui il mio consiglio è valutate cosa avete necessità, riferisco con me, Marco e Giorgio, qui ovvio noi abbiamo fatto una proposta per gli accordi che abbiamo con il centro di qualità per andare a presidiare totalmente diciamo, le piattaforme di quello che oggi serve a pieno in termini strategici per la vendita diretta. Poi però si può partire a piccoli pezzi, no? Perché poi se io investo qualcosa e vedo che ho un ritorno, prendo fiducia e dopo non è più un problema qui, non c'è nessuno a sedere che penso abbia o difficoltà a capire che se una cosa ha un ritorno superiore a quello che investo e mi porta efficienza e risposta per il portafoglio, non è un problema di base, il problema è l'incertezza in fase iniziale. Quindi si mette a fare marketing e si vede un esame del è l'incertezza. Però insomma, ognuno di voi ha una propria casistica ed è giusto affrontarla singolarmente e per questo abbiamo insomma Giorgio e Andrea Giorgio. Grazie mille. Perfetto, sì, e poi combatteremo un attimino anche per vedere se riusciamo a tagliare qualcosina.